Le ultime minacce, come le chiamo io, minacce striscianti, sono state devastanti, direi, perché hanno utilizzato delle parole violente, messaggi molto forti, una rabbia enorme nei miei confronti. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, non vuole cedere alle minacce, nonostante dopo anni di battaglia per la legalità nei quartieri periferici di Pescara e non solo, queste siano diventate sempre più violente e ripetute. Gli ultimi episodi di aggressioni verbali e minacce, anche via social, hanno portato Pettinari a denunciare nuovamente quanto sta accadendo e il prefetto di Pescara a valutare la messa sotto scorta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che intanto sta pensando ad una vigilanza privata. Io vado girando per le strade a Pescara e mi devo guardare le spalle, vengo aggredito verbalmente quasi ogni settimana, non posso andare in alcuni posti da solo perché rischio grosso, mi sono venuti a casa la notte incappucciati, sono entrati dentro al mio giardino e sono stati visti fotografare la mia macchina, grazie a un cane di un vicino che ha abbaiato li ha messi in fuga, ecco, più volte. Quindi tutta questa situazione sicuramente mettono e condizionano gravemente la mia vita, ho cambiato un po' i miei stili di vita e la mia famiglia paura, questo senza ombra di dubbio. Prima con il Movimento Coraggio e Fermezza, poi con l'associazione Codici di Zanni al fianco di Insieme per Fontanelle, infine da politico regionale, dal 2004 ad oggi Pettinari insiste perché ci sia una maggiore presenza dello Stato all'interno di quelle che chiama centrali di spaccio, non solo di Pescara e dell'area metropolitana, ma dell'intero Abruzzo. Senza ombra di dubbio, ho sempre continuato a testa alta, con la schiena dritta, io lo faccio da quando ero un bambino, indipendentemente dalla politica. Ancor prima di entrare in politica io facevo queste battaglie nei quartieri periferici di Pescara, in quelle che sono le centrali di spaccio di droga più importanti della regione Abruzzo. Potete capire che poi quella centrale non riguarda solo Pescara, ma riguarda tutto il territorio della regione, perché lì si va a trovare la morte tante volte, cioè lì si viene ammazzati, lì si spara, si è sparato più volte. Quindi riguarda tutti noi, la sicurezza di tutti noi abruzzesi, non solo dei pescaresi.